Ciao ragazzi e ben ritornati con noi sull'Otaku TV. Io sono Alberto e oggi per la nostra rubrica unboxing vi voglio presentare un articolo veramente particolare. Grazie al nostro sponsor ufficiale Robotron sono arrivati i kit del Jet Scrander per il nostro Mazinger Z. Quello che ho alle mie spalle, c'eravamo, diciamo così, avevamo dedicato un unboxing precedentemente sul nostro Mazinger Z, è arrivato dal Giappone, solo che con la chiusura del nostro canale YouTube, scusate, sono andati persi tutti i video che avevamo. Perciò ragazzi, ho deciso di iniziare questo unboxing riprendendo la figura di questo grande Mazinger Z che abbiamo alle nostre spalle per introdurre il Jet Scrander Set, che in poche parole sono le ali aggiuntive per il nostro Mazinger Z. Andiamo a vederle subito dopo il nostro breve stacco pubblicitario offerto dal nostro sponsor ufficiale Robotron e la nostra sigla dedicata agli nostri unboxing. Venite a trovarci da Robotron in Corso Francia 230B a Collegno. Robotron, il negozio dove tutto è possibile. Eccoci qua, ritornati dopo il nostro breve stacco pubblicitario offerto dal nostro sponsor ufficiale Robotron, nonché negozio di modellismo ed importazione diretta dal Giappone in Corso Francia 230A a Collegno. Oppure, per chi non ha l'opportunità di venire a visionare il negozio direttamente, www.robotron.it. Beh, tornando all'unboxing di oggi, oggi parleremo del Jet Scrander Set Soul of Chogokin, che è un articolo correlato a che cosa? Al DX Mazinger Z dello scorso unboxing. Come vi dicevo prima, abbiamo avuto una brutta disavventura con il nostro canale YouTube che è stato cancellato, perciò abbiamo dovuto riniziare tutto da zero e l'unboxing riguardante il DX Mazinger Z non ce l'abbiamo più, perciò abbiamo deciso comunque di far l'unboxing di questo pezzo che comunque va assemblato al nostro Mazinger Z per farvi poi capire il tutto nell'insieme. Allora, io direi direttamente di partire con questo Jet Scrander Set marchiato Bandai, sempre un pezzo veramente di lusso ragazzi, che potete trovare qua da Robotron. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare Luca, che magari voi non vedete, ma le sue mani sono le sue, quelle che stanno aprendo la scatola. Ciao Luca. Ciao a tutti. Luca come sempre ci dà una mano non solo per reperire i pezzi più belli per i vari unboxing, ma anche comunque ci dà una mano in pratica proprio, perché comunque c'è da dire la grande particolarità di questi pezzi e anche comunque la fragilità.
Wow, a primo acchito, ragazzi, non ci sono molte parole. Il Jet Scrander lo conoscete tutti, sono le ali del nostro Mazinger Z da applicare dietro, come ci sta facendo vedere Luca dalla confezione. Ecco qua, come potete vedere questo Jet Scrander, e dietro abbiamo una edizione del nostro Mazinger Z sul quale si possono applicare. Anche qua, come possiamo vedere in questo riquadro, abbiamo l'opportunità di vedere all'interno come è formato per far sì che una volta assemblato il tutto con il Mazinger Z di X, che come sappiamo ha l'opportunità di far vedere anche all'interno come è composto il nostro robottone, fa diciamo comunque una scena unica. Perciò ragazzi abbiamo l'opportunità di assemblare mezzo Mazinger Z con il nostro Jet Scrander completo, come siamo abituati a vederlo noi, oppure dare l'opportunità a chi viene a vedere questo oggetto di curiosare un po' di più e vedere all'interno come è costruito. Passiamo al vero e proprio unboxing, andiamo a vedere all'interno come è distribuita questa scatola. Ok, e wow, ragazzi! Wow! Allora, innanzitutto le prime cose che vi voglio dire che ho notato sono suddivise in due parti, in due confezioni, nel quale in una abbiamo la base e in altre le ali, ma che adesso andiamo a vedere piano piano insieme a Luca. Allora, Luca, innanzitutto ti voglio fare un po' la domanda di rito. Tu, esperto del genere, la prima impressione che hai quando hai aperto questo pacco, cioè per la prima volta adesso, come ti sembra? È sicuramente un bel pezzo, diciamo equivalente al Mazinga DX, ovviamente. Un pezzo fatto come si deve, con tutti i riguardi, come lavora normalmente anche la Bandai, quindi sempre perfetto. Sarebbe giusto dire agli amanti di questo genere che la DX è la versione un pochettino più rifinita? È il top, in questo momento è il top per quanto riguarda i Solo Shogokin, la serie DX che è il primo, è il Mazinga Z. Perciò ragazzi, in caso foste interessati a fare qualche altra domanda, comunque Luca è reperibile tramite il suo sito internet www.otakutv.it per quanto riguarda noi, scusatemi un pochettino l'emozione davanti a questo oggetto. Lui è reperibile sul suo sito internet www.robotron.it nella sezione contatti e avete l'opportunità di inviargli direttamente un'email per chiedergli qualsiasi curiosità, a partire dal prezzo, a partire dal tutto il resto. Beh, Luca, con che parte vogliamo iniziare ad aprire? Iniziamo dalla parte superiore, noi ci siamo. Ok, iniziamo ad aprire la parte superiore. Cosa troviamo in questa prima parte, Luca? Ti faccio fare la telecronaca a te di questo unboxing perché so che sei un appassionato di Mazinger Z. E allora voglio proprio chiedertelo così, di farcelo tu, questa telecronaca. Ma sicuramente ci sono tutte le parti principali del Mazinga Z, compreso le sue armi segrete, quindi i vari magli rinforzati, come potete vedere, ecco qua, con le sue, diciamo, sciabole degli avambracci. Dopodiché abbiamo il Jet Scrander, eccolo qui. Con l'aliante slittante, ecco via. E poi c'è il settino delle ali, che è veramente particolare, diciamo questo disegno che c'è all'interno, che è la struttura delle ali. Ci tengo a precisare una cosa, non è un disegno, è proprio in rilievo. Sì, è in rilievo, esatto. Perciò dà un pochettino l'effetto del DX Mazinger Z che avevamo fatto l'unboxing l'altra volta. Esatto, va bene metterlo nella parte, diciamo, robotica. Quindi, come sapete, si può assemblare o mettere la corazza o lasciarlo completamente visibile la parte interna, o altrimenti metà e metà. E qua si può fare quell'effetto. Wow, perfetto. Perciò anche qua abbiamo l'opportunità di scegliere a nostro piacimento come assemblarlo. Allora, Luca, abbiamo visto che ci sono le ali, ci sono i magli rinforzati, abbiamo visto che abbiamo il nostro grande builder che non poteva mancare all'interno di questa confezione. E io direi di passare alla seconda parte della confezione. Con un po' di delicatezza andiamo a posizionare lontano da questa la prima parte per evitare di fare qualche danno, ed ecco qua, andiamo a aprire un pochettino la confezione che riguarda la base anche sul quale poter posizionare il nostro Jet Scrander. Che cosa troviamo qua?
No, ma quella è la parte centrale per unire le due ali. Ecco qua, andremo ad unire le due parti delle ali e poi c'è la cintura per agganciarlo sul mazinga. Ecco lì. Poi ovviamente è munito di espositore e tutto, in modo da poterle mettere anche senza il mazinga, quindi poterle esporre anche così. Perciò ci sono due opportunità: per chi non volesse assemblarlo insieme al Mazinger Z, è possibile anche lasciarlo in esposizione singolo. Assolutamente, come faremo noi. Ok, perciò ragazzi, torniamo proprio alla veloce, subito il tempo di assemblare il nostro Jet Scrander, ve lo facciamo subito vedere. Ecco il nostro Jet Scrander montato, come possiamo vedere. È un pezzo da assemblare insieme al DX Mazinger Z di cui abbiamo fatto l'unboxing l'altra volta. Come possiamo vedere, sotto abbiamo la particolarità di andare a vedere all'interno come è costruito il nostro Jet Scrander. Infatti, adesso vi faccio vedere meglio. Alzando il Jet Scrander possiamo notare sotto che si vede l'interno delle ali come sono composte. Perciò, come nel nostro Mazinger Z DX del quale abbiamo fatto l'unboxing precedentemente, era possibile vedere all'interno com'era. Beh ragazzi, questo è un pezzo veramente bello da collezione, che si può acquistare singolarmente oppure comprarlo direttamente insieme al Mazinger Z sul quale poi va assemblato. E adesso vi farò vedere delle inquadrature. Ecco qua come risulta poi insieme al robottone sul quale va assemblato il nostro Jet Scrander, nonché il nostro Mazinger Z. Perciò alla nostra destra abbiamo il Mazinger Z versione DX, come vi stavo dicendo dell'unboxing precedente, e alla sinistra abbiamo scelto di mettere il nostro Jet Scrander appena aperto con il nostro unboxing di oggi. Eccoci qua per la chiusura del nostro unboxing di oggi riguardante il nostro Jet Scrander della versione DX del nostro Mazinger Z. Ho deciso di chiudere questo video perché volevo ringraziare Luca per tutto il tempo che ci hai concesso anche oggi e per le grandi novità e le grandi opportunità che ci dai di svolgere gli unboxing con i tuoi oggetti. Grazie Luca. Prego, figurati, ringrazio come sempre tutti voi per la vostra disponibilità e per, insomma, seguire i nostri programmi così numerosi. Perciò ragazzi, un saluto da me Alberto, un saluto da Luca, nonché il titolare del nostro sponsor ufficiale Robotron, e ci rivediamo sempre qua per un altro video solo su Otaku TV Italia. Ciao ragazzi, alla prossima.